Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Domenica Volley, l'ormai immancabile appuntamento settimanale che TEF Channel TV ufficiale della Sir Safety Conad Perugia dedica al post partita, con approfondimenti anche su tutte le altre partite dai vari campi di Superlega, la nostra domenica sportiva della pallavolo che oggi condividiamo con Carlo Forciniti. Ciao Elena e buonasera a tutti i telespettatori. Firma del Corriere dell'Umbria. Parliamo della decima giornata del campionato di Superlega Credembanca che si è appena disputata, una vittoria rotonda, convincente per 3-0. Abbiamo intervistato i giocatori al termine della partita e ci è stato detto non parliamo di riscatto, parliamo di una bella vittoria. Sì, parlare di riscatto dopo la striscia di vittorie consecutive interrotta per una sconfitta al tie-break, seppur inaspettata, effettivamente poteva essere troppo. Giusto rivendicare quanto di ottimo fatto fin qui da Perugia, che oggi ha prontamente risposto battendo Ravenna in una partita vinta 3-0, niente di nuovo da queste parti in questa stagione, ma più sofferta del previsto, perché nel secondo set Ravenna più di una volta ha avuto l'opportunità di prolungare la contesa fino al quarto set, chissà poi come sarebbe andata a finire. Lo abbiamo chiesto anche a Wilfredo Leon, quel secondo set può essere la chiave del match in questa partita? Senz'altro la chiave, perché il momento spartiacque tra una partita che poi poteva prolungarsi ad un quello che poi è stato un 3-0. È stato la chiave anche perché quando hai un giocatore proprio, come hai detto tu giustamente Elena, come Leon, che si presenta in battuta sul 24 pari, se non erro, e firma due ace ai limiti insomma di velocità previsti dalla legge. Il secondo era a 130 km orari. Il primo tra l'altro a 129, per cui si è ulteriormente migliorato, non soddisfatto di quanto aveva fatto per il 25-24. Beh, la possibilità che la Sir porti a casa le partite c'è. Leon si sta dimostrando una volta di più come quel giocatore in grado di rompere la scatola e far sì che Perugia possa vincere con scioltezza. Ed è stata la conferma anche di quanto analizzavamo nel corso della conferenza stampa pre-gara con Leon un paio di settimane fa, sì. Quanto questo giocatore si esalti nei momenti difficili, sì, del match. Esatto, sì, tanto ci sono spettatori dietro di noi. Una piccola incursione. Esatto. E Leon appunto si esalta in questo tipo di partite, ma quest'anno direi che anche la Sir riesce particolarmente a venire fuori con qualità nei momenti chiave delle varie partite. Tiene sempre a barra dritta, non sbanda mai, vince e convince molto spesso, per cui in questo momento direi che il modo migliore per archiviare la sconfitta subita una settimana fa non poteva esserci. Però in modo particolare sul finale del secondo set Leon ha rispecchiato perfettamente quello che lui diceva, cioè io entro in battuta e so che ho un'unica carta da giocare, fare ace. Esatto, e lui appunto eravamo insieme in conferenza stampa e aveva precisato quanto per lui in quei momenti non era neanche utile, neanche giusto soffermarsi sulla possibilità che potesse sbagliare, pensava solo a provare a fare punto. Questa è una mentalità che ha raccontato, si porta dietro fin da quando era ragazzino. Direi che il suo modus vivendi, le varie partite credo dia i frutti, perché è sinceramente devastante soprattutto da certi momenti in poi. Andiamo ad analizzare i parziali 25-11, 26-24, 25-18. Io l'ho definito uno dei match più brevi della Superlega, un primo set che si è concluso dopo appena 20 minuti di gioco, sembrava non ci fosse storia, specie nel primo parziale. Sì, onestamente per quanto visto nel primo parziale sembrava appunto che la partita dovesse incanalarsi su binari ancora più veloci di quanto poi si è visto. Un 25-11 estremamente facile, non per dei meriti di Ravenna ma per chiari meriti di Perugia, che aveva letteralmente dominato i romagnoli. Poi nel secondo set Ravenna ha avuto il grande merito di una reazione di forza, esatto, di rimontare, di far valere anche le proprie individualità. Penso al adesso è difficile anche da pronunciare, ma Kamil Riklichi ha fatto un buon secondo set,
Tra l'altro un po' una rivelazione di questa formazione romagnola, sì. Lui è al suo primo anno in Superlega, è al primo anno nel campionato italiano, è lussemburghese, 204 centimetri di altezza e si è visto fare bene in mezzo fare al campo. Bene, molto prestante soprattutto dal punto di vista fisico, è un giocatore che si fa valere quando va su per provare a mettere a terra punti pesanti. E lui, ha diciamo, chiuso comunque con 13 punti. 13 punti, sì, sì. Secondo miglior marcatore della gara insieme ad Atanasievic. Ha fatto una buona partita, è calato nell'ultimo set, ma questo era normale visto la forza della squadra che si trovava di fronte. Perugia poi nel terzo set, passata la paura, è stata brava a non far rinascere certi fantasmi, chiudendo con scioltezza anche il terzo gioco. MVP del match ancora una volta Wilfredo Leon Venero, autore di 17 punti con 5 ace, il 67% in attacco, ma volevo sottolineare con te anche questa cifra, questo numero 9, 9 muri punto e 9 ace. Sì, diciamo che in 3 set 9 ace e 9 muri sono un'assicurazione sulla vittoria, perché se il servizio è abbastanza efficace e il muro lo è ancora di più, per le altre squadre, soprattutto magari di livello non top come poteva essere, con tutto il rispetto, Ravenna, si fa impossibile provare a rimontare. È stata brava Perugia a riprendere il filo del discorso interrotto nel primo gioco, perché onestamente, vado a memoria, nel secondo non è che la battuta e il muro avessero funzionato a dovere. Poi si è, diciamo così, riprogrammata, riregistrata e insomma poi nel terzo gioco ha chiuso senza patemi. 5 ace messi a segno da Leon, 2 da Filippo Lanza e poi abbiamo un ace di Alexander Atanasievic e un ace anche in questo match per Gianluca Galassi, che sta trovando continuità, è inserito ancora una volta nello starting six da coach Lorenzo Bernardi, sta trovando la sua occasione. Sì, mi viene in mente che l'aria di Pian Di Massiano faccia bene ai centrali che giocano a fianco a Podrascanin, perché Anzani l'anno scorso aveva fatto una stagione superlativa, soprattutto da un certo punto della stagione in poi. Ricci quest'anno è partito con i gradi del titolare e sembrava non far rimpiangere Anzani, con prestazioni ottime, pur se lui con l'umiltà che gli è tipica ha detto che insomma doveva migliorare, si era dato un sufficiente e non di più. E Galassi sembra Anzani, sembra Ricci, sembra un giocatore che di fianco a Podrascanin incide come quanto i due in quel caso ex compagno e il compagno attuale Ricci. Molto molto positivo. È stato bravo anche in palleggio in alcune circostanze, a passare la palla agli schiacciatori. Sì, è arrivato a Perugia con insomma delle buonissime referenze. Tutti ne hanno parlato molto bene, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, definendolo un ragazzo piuttosto sveglio. In campo si vede, un giocatore che produce, non ha paura di sporcarsi le mani, non soffre il fatto di giocare in una cornice che adesso è vuota, ma sapete benissimo che qui è un inferno giocare, non ha alcun timore reverenziale, è un giocatore fatto e finito. Siamo infatti nel nostro salottino, la nostra seconda location di Domenica Volley, qui di fronte alla curva dei Sirmaniaci, che lo ricordiamo anche questa sera hanno regalato uno spettacolo, una bella coreografia con un cuore pulsante e dunque questi tifosi che ci sono sempre. Sì, beh, il polso di quanto siano dei tifosi, una tifoseria meglio, che incide per il fortunio della squadra, la danno i giocatori, da Bernardi. E molte volte si sottolineano quanto questo tifo così caldo, così trascinante soprattutto, che è differente da caldo, riesca a far dare il meglio ai giocatori. Quindi non è una novità il Palabarton che sia foriero di successi potenziali, è una verità assoluta. E ora, dopo una lunga serie di partite tra le mura amiche, due trasferte consecutive attendono i Black Devils per poi chiudere il girone di andata della regular season di nuovo in casa. Sì, due trasferte consecutive da prendere con le molle, perché proprio qui in casa Perugia ha capito quanto ogni avversario celi dei pericoli. È successo domenica scorsa con Monza, ricordo anche con Siena che Perugia aveva sofferto in qualche fase, è successo anche stasera. In trasferta è chiaro che le cose un minimo si complicano un po' di più, pur se c'è da dire che quest'anno
la Sild Esportazione è una macchina, perché se non erro le ha vinte tutte, forse per 3-0, non vorrei dire una fesseria, ma ha sempre vinto abbastanza nettamente, per cui non, insomma, se Perugia, come dicono loro, è concentrata e centrata, insomma, dovrebbe avere la meglio anche nelle prossime due trasferte. E allora noi ora andiamo ad analizzare anche quello che è successo in questa 10ª giornata del campionato di Superlega, una giornata che abbiamo definito in formato ridotto. Infatti due match non si sono disputati, i match che vedevano impegnate le due squadre che stanno disputando il mondiale per club. La Cucine Lube Civitanova, che avrebbe dovuto giocare con la Top Volley Latina, la partita è stata posticipata al 12 dicembre, così come quella tra Itas Trentino e Reviv Axo Power Milano. Una breve parentesi su questo mondiale per club, che conferma la bontà della Superlega. Forse il mondiale si gioca in Italia, sembra una frase fatta, però onestamente il meglio della pallavolo internazionale lo sta offrendo al momento il campionato italiano, e la testimonianza è che sia la Calcedonia che Trento si stanno giocando il titolo iridato in Polonia. Perugia, Trento, Civitanova e Modena rappresentano ovviamente il massimo possibile di questo campionato, però tutte le avversarie, comprese quelle meno, diciamo così, accreditate alla vigilia, stanno dimostrando di essere delle formazioni più che attrezzate. E allora pensiamo anche al nostro prossimo avversario, la Chioene Padova, che oggi in trasferta in casa della Calcedonia a Verona ha inflitto un 3-1 ai padroni di casa. Dunque arriveremo ad una trasferta con una squadra reduce da una bella vittoria. Sì, e se vogliamo questo è un risultato abbastanza a sorpresa, non ce ne voglia Padova, ma vincere al Palo Olimpia non è facile per nessuno. Invece in un derby, tra l'altro, che immagino sia anche abbastanza sentito, l'altra squadra veneta ha avuto la meglio di un avversario che sulla carta ha qualcosa in più, quindi davvero un bel successo, anche perché è costato tra virgolette 23 punti. Ecco, i parziali 16-25, 25-20, 19-25, 15-25, parziali piuttosto schiaccianti. Piuttosto schiaccianti, e che evidenziano come Padova non si sia lasciata irretire dal pareggio momentaneo degli Scaligeri, per cui davvero una bella prova di forza che serve anche per la SIL, perché è la testimonianza di quanto questa sia una squadra che possa assolutamente far male. Andiamo ad analizzare l'altra partita di giornata, forse non c'è stata partita, tra Monza e Modena. Azimut Leuschus Modena, tra l'altro, si è disputata alle 15.30 in diretta Rai, per questo non avremmo immagini da proporvi. Dunque Modena che infligge un 3-0 secco alla Vero Volley Monza. Sì, mi verrebbe da dire, parafrasando insomma un noto detto, che Monza si è fermata a Perugia. E 3-0 di Modena, una grande, grande, grande vittoria, perché insomma Monza ha fatto vedere qui proprio il Palabarton di essere una squadra estremamente temibile, con degli individualità molto molto forti. 3-0 che testimonia la bontà dell'organico di Velasco, che forse non è a livello di Lube e Perugia, forse neanche di Trento, però è una squadra estremamente competitiva che lotterà fino all'ultimo quantomeno per provare a centrare la finale scudetto. Comunque parziali che descrivono un match piuttosto combattuto, perché 23-25, 23-25, poi l'ultimo parziale che si è chiuso ai vantaggi 25-27. Sì. C'è stato anche da soffrire per conquistare questo risultato. C'è stato da soffrire, ma se vinci tutti e tre i set alla fine, per quanto sofferti, vuol dire che sei stato anche chiaramente superiore. È una prova di forza di Modena. Perché insomma Monza era caricata a 1000 dopo il blitz al Palabarton, invece 3 punti netti per la squadra di Zaitsev, insomma davvero una vittoria di quelle pesanti. Zaitsev, che miglior realizzatore di questo match, mette a segno 21 punti, sì, seguito da Tine Urnaut a quota 16, e dunque
Beh, Zaitsev un risultato importante per lo schiacciatore, Zaitsev, o l'opposto, per meglio dire. Zaitsev è il go-to guy dei canarini, per cui quando è così incisivo, leggo 21 punti a referto col 53% se non erro in attacco, conditi da tre ace, 45% di ricezione positiva. È insomma una prova maiuscola di un giocatore che da opposto fa la differenza. Ecco, tra le file di Monza invece il miglior realizzatore è stato Potlinski, che aveva fatto male ai Black Devils con le sue battute mancine. Sì, è un giocatore di grande talento, offensivamente estremamente capace, 12 punti, non male, neanche benissimo dopo la grande prova di settimana scorsa, però si conferma giocatore di livello, uno dei più interessanti di questo campionato. La classifica è quella che era insomma attesa alla vigilia del campionato, le quattro squadre, le top four se vogliamo chiamarle così, ovvero sia Perugia, Modena, Civitanova e Trento, che ricordiamo appunto, come hai detto giustamente tu Elena, hanno una partita in meno. Sono le quattro che si contenderanno il successo in regular season. Dal quinto posto in poi c'è una spaccatura, però la quinta posizione di Ravenna e di Milano è in linea comunque con le previsioni estive. Monza sta facendo un buon campionato, però è chiaro che balza agli occhi come la lotta al vertice sarà estremamente serrata, anche perché il passo falso di Perugia domenica scorsa ha rimesso tutto in discussione, per cui sarà un campionato estremamente avvincente. Grazie a Carlo Forciniti. Grazie a voi, grazie a te Elena. E grazie per aver raccontato e approfondito con noi questa decima giornata del campionato di Superlega Credembanca. Noi ci fermiamo per un istante e poi torneremo al Palabarton, questa volta in mezzo al Taraflex, per gustarci le interviste post partita realizzate anche in collaborazione con Marco Cruciani. Prima di chiudere vi ricordo gli appuntamenti settimanali legati alla pallavolo su TEF Channel, a cominciare dalle edizioni del nostro telegiornale 13.30 e 19, poi l'immancabile appuntamento del martedì sera con Sottorete, condotta da Marco Cruciani insieme a Daniele Sborzacchi. Ospite di questa settimana sarà lo schiacciatore Alexander Berger, con il quale parleremo anche del suo attuale stato di forma e scopriremo di più sul suo rientro in campo. E per quanto riguarda invece Domenica Volley, ci vediamo domenica prossima sempre su TEF Channel a partire dalle 22.30. Arrivederci, buonanotte. Il riscatto è servito questa sera. Ma io sinceramente ragiono in un altro modo, questa è un'altra partita, quella mai l'abbiamo persa, quei punti non ce li dà nessuno. Abbiamo voltato pagina, una sfida nuova, quindi era importante vincere per la classifica, per proseguire il nostro percorso, non era importante vincere perché abbiamo perso quella precedente. Così è così oggi, però insomma una vittoria da 3 punti netta, quindi va bene così. Però un buon gioco di squadra anche considerando le variazioni in campo. Sì, sì, abbiamo disputato sicuramente delle buone azioni, un match comunque sufficiente diciamo. Abbiamo sofferto il secondo set, più per demerito nostro perché commettiamo troppi errori in questo periodo, ci sta capitando un po' troppo spesso, ma va bene, poi può anche capitare insomma. Ora due trasferte consecutive. Sì, è già difficile giocare in casa, quest'anno in trasferta ancora di più. E niente, ma cambia poco nel nostro approccio, nella nostra preparazione. Noi vogliamo andare a vincere su tutti i campi e ci prepareremo per questo. Lorenzo Bernardi al termine di questo incontro, un bel 3-0 di Perugia contro Ravenna, una Ravenna che in qualche passaggio ha ricordato un po' Monza. Certo, più che Ravenna ha ricordato Monza, la Sira ha ricordato la partita di domenica scorsa, perché dobbiamo assolutamente capire qual è l'antidoto a queste pause che abbiamo, perché sono troppo frequenti e troppo pericolose. Sì, davvero, l'inizio del secondo set ha ricordato la partita di domenica scorsa con un avversario che è scappato via forse troppo facilmente. Certo, è scappato via sempre però per delle imperfezioni nostre. Cioè non è che noi incontriamo degli avversari che noi giochiamo bene, loro giocano bene e vanno 12, 17-12 per loro.
in quei 17 punti del primo, della prima parte del secondo set. Penso che noi abbiamo messo 10, 9, 10, 11 errori, adesso non lo so esattamente quanti, e quindi quello è quello che ci deve far riflettere. Poi è chiaro, abbiamo delle frecce nel nostro arco, come i turni di battuta dei nostri due specialisti che sono Atanasievic e Leon, che quando arrivano in battuta in quei momenti lì è chiaro che può succedere quello che è successo oggi, come può succedere quello che è successo 14-13 nel tie-break contro Monza, che abbiamo sbagliato la battuta. E nel finale del secondo set invece è accaduto quello che il pubblico si aspetta sempre di vedere, un Leon che va in battuta e risolve, e quando accade quei momenti valgono da soli il prezzo del biglietto. Ma questi sono momenti che fanno parte del gioco, ma noi dobbiamo essere bravi a far sì di arrivarci in quelle situazioni quando è l'avversario, il merito dell'avversario che ci porta in quella situazione, e dobbiamo essere bravi a non arrivare 24-23 per gli altri quando siamo noi la componente principale di quei punti lì. Come contro Monza, un primo set scintillante, una Sir padrona assoluta del campo in tutti i fondamentali. Sì, sì, bene, però io guardo il secondo, non guardo il primo, perché penso che sono un po' dei set sfalsati quelli lì, no? È chiaro che, come ho detto, c'è entrata la battuta da subito, abbiamo bloccato i loro schiacciatori sulle direzioni che avevamo preparato, e quindi abbiamo fatto dei break molto importanti e abbiamo accumulato un vantaggio fino a quel punto, poi, che si è rivelato irrecuperabile per Ravenna. Però noi dobbiamo riflettere su Perugia del secondo set, non tanto sul primo. Prima della partita il pubblico ha avuto modo di conoscere Hogg, ultimo arrivo in casa Sir. Cosa ti aspetti e cosa può dare in più questo giocatore alla tua squadra? Ma sono molto contento, devo ringraziare il presidente che ha fatto questo grande sforzo, ci è venuto a creare questa opportunità. Noi sono tre mesi che abbiamo praticamente tre schiacciatori, qualche settimana veniva qualche giocatore da fuori a provare, che però non è mai rimasto per lungo periodi, e quindi questo era un qualche cosa che io avevo chiesto. E come ripeto, ringrazio ancora il presidente per essere riuscito a fare questo sforzo economico. È un giocatore importante, ha delle qualità molto importanti, ci permette di lavorare un pochino più serenamente per quanto riguarda l'approcciare le partite, l'affrontare le partite, nel senso di non essere in piena emergenza sempre e sperare che non accada mai niente. Sicuramente la qualità dell'allenamento crescerà moltissimo, perché è un giocatore fisico, è un giocatore che ha qualità importanti soprattutto nelle fasi offensive, battuta, muro e attacco, e abbiamo un pochino più di respiro nell'aspettare il rientro di Berger, che noi è un nostro giocatore e faremo in modo di recuperarlo non il prima possibile ma il meglio possibile. Padova sta vincendo 2-1 a Verona il sentitissimo derby veneto, un viatico importante per Padova in vista del difficile confronto di domenica prossima contro Perugia. Padova è una squadra molto molto ostica, ha delle individualità molto importanti e ha un gioco corale, soprattutto quando gioca in casa, anche se oggi vince a Verona, molto molto di alta intensità. E già l'anno scorso noi siamo andati a Padova, abbiamo vinto 3-1, ma avevamo perso il primo, eravamo sotto 21-18, nel secondo me lo ricordo molto bene, e quindi dobbiamo essere bravi a prepararci durante la settimana, non aspettare venerdì o sabato per accendere la lampadina. Perugia ha salutato con calore, con affetto il ritorno a Perugia di Alberto Elia, indimenticato ex Block Devil. E Alberto, fa sempre piacere tornare a Perugia e sentire l'affetto del pubblico e che si ricorda quello che hai lasciato qui. Ma sì, era una trasferta che mi ero segnato da tempo. Negli ultimi anni non ho avuto la possibilità di tornare, quest'anno è stata la prima volta e devo dire che è stato stupendo, perché tutto il pubblico, insomma, mi ha abbracciato, mi ha salutato e io sono contentissimo, perché ho lasciato un pezzo di cuore qua. Qua ho vissuto delle partite straordinarie, emozionantissime, dove abbiamo sudato, lottato noi ragazzi e il pubblico sugli spalti. È stato davvero emozionante, insomma, bello. Che Sir hai ritrovato? Che effetto ti ha fatto vedere questa Perugia dall'altra parte della rete? Allora, devo dire che è stato emozionante vedere ancora Luciano e Bata
dentro questa squadra magnifica. Loro sono un po' il filo conduttore, i punti fermi di questa squadra che nel tempo è cresciuta, si è migliorata e oggi secondo me vanta i migliori giocatori che ci sono al mondo. È una SIR forte, una SIR organizzata, fatta sia di individualità che di collettivo. E devo dire che insomma, scontrarsi con una squadra così è complicato. L'augurio è che personale poi che la SIR possa riuscire a raggiungere i traguardi che si è prefissata, perché questo pubblico, questa gente se lo merita. Voi venivate da un bel filotto di vittorie, avete cercato di emulare un po' Monza cercando di infilarvi nelle pause di Perugia, soprattutto nel secondo set ci siete riusciti. Sì, io credo che l'impatto in generale con il palazzetto e con la squadra nel primo set è stato complicato, si è visto, e la SIR ci ha schiacciato e non abbiamo trovato il modo di uscire dalle difficoltà. Poi il secondo set abbiamo preso fiducia, nelle ultime partite abbiamo costruito con queste vittorie di cui parlavi questa fiducia. E l'abbiamo giocato bene a viso aperto, credo anche alla pari, e avendo anche un set point. Poi chiaramente loro hanno i mezzi e i giocatori che fanno la differenza. Dopo quel set l'abbiamo perso e il terzo è stato un pochino più complicato, però tutto sommato devo dire che la squadra il suo ce l'ha messo, abbiamo provato a vincere. Chiudiamo con il saluto di Alberto Alia al pubblico di Perugia. No, io che devo dire, sono veramente rimasto senza parole. Sono contentissimo, spero di tornare tante altre volte qui, perché qui per me è casa, e anche per festeggiare magari con il pubblico qualche vittoria. E quindi ecco, spero sia soltanto un arrivederci e auguro tutto il meglio a queste persone meravigliose. Grazie. Lo avevi detto, nelle fasi calde del match tu ti esalti, nel secondo set sei riuscito a prendere per mano la squadra e a firmare l'ace. Niente speciale, è solo il lavoro di tutto il giorno, solo che ultima volta non mi è salito bene, oggi è salito perfetto. Però quel secondo set può essere stato un contraccolpo psicologico per gli avversari. Erano avanti e poi alla fine, grazie a te, c'è stata la svolta in positivo per la SIR. Sì, questo è un golpe anche per un'altra squadra. Sempre difficile quando tu ce l'hai tanti punti avanti, dopo l'ho perso così, anche perdere il set. Non è facile tornare a giocare come da zero, sì. Senti, è un grande gioco di squadra questa sera, abbiamo visto anche delle belle palle servite da te, ad esempio da Piccinelli e anche da Podrasianin. Sì, piano piano, come parlato avanti, noi dobbiamo arrivare alla forma massima del nostro gioco e questo lo dimostra oggi in campo, tante cose abbiamo migliorato, sappiamo che dobbiamo lavorare in più perché ce l'abbiamo qualche errore, ma come parlo, piano piano arriviamo alla forma 100%. Si chiude una lunga serie di turni casalinghi, ora due trasferte consecutive. Sì, niente, noi andiamo a giocare alla nostra casa e arriviamo con la mentalità che dobbiamo vincere di là, basta solo con questo. Eccoci, ciao Vilfredo. Aleksandar Atanasievic finalmente torna a vincere Perugia dopo lo scivolone contro Monza, una bella partita, un secondo set molto tirato. Sì, abbiamo rischiato il secondo set, ma per fortuna c'era Leo che mi ha passato lui di nuovo a fare 3-4 ace di fila. Niente, tre punti molto importanti perché loro sono comunque una squadra che sta andando molto bene, quinti in campionato. Niente, adesso andiamo, ci aspettano 3-4 trasferte di fila che saranno molto, molto dure, ma io spero che possiamo tornare con tanti punti. In questa situazione si tendono, dove fate molte cose bene, si tendono ad analizzare solo i difetti. Una partenza nel secondo set che ha ricordato un po' quella dei parziali persi contro Monza, con una squadra lasciata andare un po' troppo facilmente. Sì, ma comunque c'era anche era un po' nervoso questa settimana, abbiamo perso 3-2 contro Monza in casa nostra, ma è normale, se guardiamo anche altre squadre perdono punti e non sono così negative come noi. Abbiamo vinto stasera, quello importante,
iniziamo sicuramente a giocare ancora meglio e miglioreremo quando arriveranno quelle partite più dure e più importanti. Come ricordavi tu prima, un rendimento altissimo al servizio tuo, di Leon, di Lanza. Tutti avete dato un grande contributo in questo fondamentale. Sì, è bello perché abbiamo tanti giocatori che possono decidere la partita in battuta. Primo set siamo stati bravi a iniziare subito da primo punto, battere bene. Secondo set forse io ho sbagliato qualche battuta in più che non dovevo sbagliare. E questo perché il slot era 26-24, ma niente. Come detto, andiamo avanti, ci alleniamo, abbiamo altri 7 giorni di stare qui in palestra e migliorare tanto. Adesso c'è il solito assalto dei fans che ti aspettano per la solita serie di selfie e di autografi. Sì, è un piacere stare con loro perché vengono qui tutte le domeniche, anche mercoledì sera alle 8:30 quando giochiamo. Loro sono il nostro uomo in più in campo, sempre fanno la differenza e niente, grazie a loro.